tiene tanto ed è un'annata considerata in Toscana una delle tante, diciamo, annate del secolo. Più o meno si riesce a dire annata del secolo quasi 5-6 volte in 10 anni, quindi figuriamoci mediamente 50 volte ogni secolo è l'annata del secolo. Però la 2001 effettivamente all'epoca, dopo la 97 molto calda, 98 così così, 99 fresca, 2000 un po' troppo calda, sembrò la quadratura del cerchio. È un'annata dove però vigeva, diciamo, l'uso del legno e della tostatura della lignite molto, molto elevata, sia nei piatti classici, a Montalcino che altrove, in genere in Toscana, erano gli anni in cui forse si usavano più barrique nuove. Barrique nuove vuol dire quindi questi profumi che sentite nel vino, queste note pepate, queste tostature, cacao, queste note proprio di anche di filizia, queste note di nuovo, il chiodo di garofano, un po' di vaniglia, tutte queste note sono classiche della tostatura della barrique un po' elevata. Poi il 2001 era una giornata di grande frutto, quindi c'era grande estrazione, c'era tanto di frutto, quindi erano vini all'uscita vecchissimi che si faceva un po' fatica anche a berli, mentre ora nel corso del tempo si cominciano a apprezzare in maniera però non è solamente paragonabile al 2011, cioè come clima, come estrazione, non sono andate nemmeno lontanamente simili, quindi questo 2001 rimarrà un po' unicum, diciamo, nella storia non solo di questo vino ma un po' di tutti i vini toscani. Ecco, sentite la bocca, effettivamente al di là del legno, che comunque è molto piacevole, queste note di vaniglia, questa speziatura, questo pepe verde, sono sensazioni molto belle, ma il vino ha un frutto favoloso, freschissimo, cioè ci sono dei 2001 che sono stanchi, che c'è sì, il sottobosco, la frutta sottospirito, questo non è frutta sottospirito, questo sembra proprio di schiacciare una marena, un mirtillo, di bere un succo di frutta mirtilli, c'è anche un tocco di sambuco che lo rende più fresco, più dissetante. In bocca è un vino straordinario, c'ha anche il tannino, il giusto tannino che l'accompagna, c'ha un bel equilibrio, c'ha una freschezza, ecco, è un vino probabilmente che ha ancora un po' di evoluzione, però probabilmente è quasi al suo massimo, perché c'è ancora una riserva di gioventù che durerà ancora 2 o 3 anni, però c'ha già queste belle note di terziario, di spezzatura che poi lo caratterizzeranno da qui in avanti nei prossimi anni. Un vino complesso, ricco, però di nuovo, ecco, visto questo tonino, sentite questa sensazione terrosa e questa sensazione salata, no? Che abbiamo sentito nel primo rosé, no? Sentite come viene fuori questa nota, proprio sembra che c'è il sale, magari non il sale proprio da cucina, il sale di Maldon, questi sali un po' meno aggressivi, un pochino più saporosi. Cioè questa nota, questo saporoso tipo umami, questa nota che hanno a volte i funghi secchi, certe alghe, che riempiono il palato di sapore che non sappiamo bene a che cosa è dovuto, però è un vino che è favoloso anche bersi da solo, questo non ha bisogno né di formaggio, di carne, non ha bisogno di niente, ha bisogno della persona giusta, quello sì, come tante cose, o delle persone giuste, però è quasi un vino che passa a se stesso da quanto è equilibrato e piacevole, però ovviamente adesso abbiamo la carne, abbiamo la possibilità di provarlo, di gustarlo anche insieme agli altri, quindi lo riproviamo di nuovo nel suo ambiente più consono che si spera sia sempre quello della tavola. Buon proseguimento.